Perfetto ragazzacci e ragazzacce, allora si può continuare qui su Marvel Avengers in compagnia come sempre del vostro Diablotex. Siamo in un punto, qui era un pezzo insomma da giocare, era da giocare anche nella fase di beta, ripeto, magari chi ha giocato la beta. Onestamente, non ricordo nessuno nella nave, Kamala. Il bestione si è scontrato con alcuni agenti SHIELD, ma poi. Oh, giusto. Ok, ora in silenzio perché parlavano loro. Per chi ricorda, nella beta andava giocato anche questo punto della storia, Credo di quindi. aver trovato qualcosa. È parecchio stretto. Attenta alla testa. Aspetta, ti aiuto. Grazie. No. C'è una radura più avanti. L'ingresso dovrebbe essere lì. Ok. Vediamo se è veramente lì. Come un vecchio hard disk del 1998. Ok, altra domanda. Quanto ha un hard disk del 1998? Vuoi sapere troppo? Wow. Finalmente. Vuol dire che siamo vicini. Cavolo. È sigillata. Mandate un'unità di contenimento. Dottor Banner, cosa faccio? Corri. Corri! Corri perché adesso si è incazzato. Eccolo qui, il nostro caro Hulk, ragazzi. Beh, avete esagerato, quindi ora pagherete. Allora, tieni premuto R2 per attivare Furia. Ah, ok. Va bene. Però non credo mi serva subito attivare Furia, no? Ottimo, andiamo Hulk. Maremma, ragazzi. No, comunque questo gioco io l'ho preso. Mi dispiace solo per le microtransizioni che ci sono. Io non credo spenderò soldi per comprare costumi, roba estetica, insomma. A me interessa sinceramente la potenza dei personaggi. Poi magari vediamo. Se mi prende a tal punto, vedremo. Però io attivo Furia adesso perché stanno esagerando. Per i miei gusti, stanno veramente esagerando per i miei gusti. Quindi. Ora la potenza la faccio vedere io la vera potenza qui, ok? Si mette male, molto male. Merda. Sì, si mette malissimo, ma non fa nulla. Ecco, tiriamo anche un masso, Sono giusto gettiani per. dappertutto. Come hanno fatto ad arrivare così velocemente? Sono robot, quindi credo che possono muoversi con una velocità un po' più elevata in confronto alla mia, quindi. Andiamo via, vi distruggo. Speriamo di non perdere, di non rimetterci le penne anche qui ogni tanto. Quindi, come è successo nei gameplay precedenti, perché sarebbe un affronto molto duro per Hulk, insomma. Allora, vi spostate? Ah, non vi spostate. Vabbè, ci penso io. Ci penso io qui, allora. E adesso. Ah, lo sentite la potenza? La vera potenza, la sentite o no? Ai ai. Che diavolo sta succedendo là sopra? Non so cosa sta succedendo, però. Ma chi è Halo quello lì? Master Chief, cos'è? No, vabbè, la butto. Sto scherzando, ragazzi. Sto scherzando, tranquilli. Sto scherzando, allora. Ma la finite, ma finitela. Però sono potenti ragazzi qui, sono veramente potenti questi, Anche nella beta ogni tanto in questo punto qui non era andata benissimo, avevo anche perso, diciamo, Quindi ora speriamo che insomma riesco a far tutto liscio nella fase qui di gameplay che sto registrando per fare anche bella figura, no? Quindi. Ah, lui si sposta, fugge.
Vediamo se ti sposti ancora. O ti sposto io con qualche masso qui. Aha. La senti la vera potenza, no? Fantastico. Fantastico, ragazzi. Sei stato tu? Spero proprio di sì. Sono stato io, certo. Spero che tu abbia portato dei vestiti di ricambio. No, ho trovato chiuso il negozio, quindi non posso comprarli. Non ho neanche soldi, non ho neanche crediti per acquistarli, quindi se mi fai un prestito, un incentivo, magari posso posso pensare di riacquistare qualche vestito, magari. Alla peggio resto così, che sono anche bellissimo, insomma, quindi non vedo il punto. Silenzio che non ti fa ridere. No. D'accordo, credo che neanche a Bruce piacciono le mie battute. Infatti, se te le puoi risparmiare. Ok, non menzionerò il tizio con gli occhiali. No, ma infatti, sta zitta che fai più bella figura. Non è per cattiveria, non ho nulla nei tuoi confronti, anzi ti sto anche aiutando, quindi se avrei qualcosa nei tuoi confronti nemmeno ti aiuterei, quindi. Allora, vediamo un attimino qua. No, questo punto lo ricordo un po', diciamo, perché essendo che l'ho giocato in fase di beta, qualcosina comunque ricordo. Però faccio un giro per vedere se c'è qualche cassa da aprire, perché giustamente non posso ricordare tutto quello che avevo trovato in fase di beta. Allora, vabbè, ma perché me lo spieghi adesso? Sto saltando con X da 2 anni, quindi ok, possiamo andare, possiamo proseguire avanti. Sì, che possiamo proseguire, ma certo. Ma qui giù non è che c'è qualcosa da prendere? Un attimo, ragazzi, faccio un attimo una perlustrazione rapida, perché non vorrei che... infatti c'è qualcosina da prendere. Scusatemi, ma sono oggetti che comunque ci saranno sicuramente utili, anche se sono pochi. Va bene, insomma, no? Andiamo, andiamo. Andiamo su. Bene. Benissimo così. Ma che bello, qui non c'è nulla oltre una piccola parte di foresta. Eccoci qua, vai. Vado un attimo qui sopra, che ho visto che ci sono delle casse, no, delle casse, vabbè, delle cupole da distruggere. Ok. Vabbè, chiamiamo le casse, facciamo prima. Allora, vediamo un attimino. Io ho uno spirito di osservazione, ragazzi, fantastico, che voi non potete neanche immaginare minimamente. Ma senza offesa, sono io che... Cosa? Oh, merda, hai ragione. Non sembrano temporanei. Infatti, capito? Allora, vediamo un po'. E posa questo masso, Hulk. Non prendere, non fare sempre a modo tuo. Non fare sempre a modo tuo. Un attimino, ragazzi, ho alzato un po' di più il volume, diciamo, di gioco, perché le voci le sento un po' alquanto ridotte. Ehi, tutto bene? Ok, siamo a posto, credo. Io sono a posto sicuro, quindi. Oh, cavoli, la IM non... Si sono stabiliti qui. Dobbiamo trovare Jarvis e andarcene. Sì, vabbè, aspetta, va. Aspetta un attimino. Voglio combattere comunque. Arriva qualche mostriciattolo oppure camminiamo così per 2 ore ancora? Ditemi voi. Ah, una cassa, ragazzi. Attenzione, una cassa. Ah, stimolatore. Vediamo se posso equipaggiarlo, vediamo un po' se posso equipaggiarlo, perché sarebbe molto importante, diciamo, sarebbe veramente importante, molto molto importante. Allora, sembrerebbe quasi uguale. Vabbè,
Ecco, qui lo stimolatore diciamo che è più, beh, potenza 7, qualcosina in più fa, insomma, eh. Non so, ma per sbloccare, cioè se devo pagare tutto, qui ragazzi mi scende un po' l'amaro in bocca, perché uno acquista il gioco e non vedo perché devo acquistare poi altre cose separatamente, vabbè. Distruggo tutto, sono troppo potente, sono troppo potente, punto, non si discute, non si discute. Un attimo, che c'è qui? Ah, ok, no, no, vabbè, andiamo qui ragazzi, andiamo qui, la strada, la nostra strada sarà da questa parte. Sì, ora salto, ma fatemi vedere se c'è qualcosa qui giù. Non è che posso andare giù, poi rivado sopra, poi fatemi fare le cose per bene, vedete? Voi sapete che io con le casse ho tutta una struttura che ho fiuto per forziere e compagnia bella. Allora, ho potenziato qualcos'altro, insomma, vediamo, equipaggiamento. Ho ottenuto, ho detto io. Ecco qua, perfetto, un po' di potenza in più, anche se di poco, una cosa minima e leggera, fa sempre comunque il suo effetto, ragazzi, quindi bisogna raccogliere tutto quello che si può raccogliere, quello che si riesce ad individuare, giustamente, non è che... Un attimo soltanto, da che parte vado? Oh, perfetto, un po' di rincorsa non fa male, non fa mai male un po' di rincorsa. Dove andiamo adesso? Innanzitutto vado qui sicuramente. Innanzitutto vado sicuramente qui, ragazzi. C'è anche un'altra cassa. No, Maremma. Oh, bravo Hulk, fa il bravo. Beh, il bravo per modo di dire. Per modo veramente di dire. Quindi, cosa mi dai qui? Un altro stimolatore. Un altro stimolatore, quindi possiamo andare direttamente qui. Però sono di livello 6. Però qui è potenza 7, determinazione 2. Qui è potenza 6, competenza 3. Vediamo, eh. Cioè no, determinazione deve essere. Ah no, valore 3. Vabbè, per adesso lascio questo qui di potenza 7, vediamo un attimino. Dove andiamo adesso? Ora devo andare qui, ragazzi, non si discute. Ma come ci vado? Ecco, già non ricordo nella beta come ho fatto, eh. Già non ricordo, ma tranquilli, ora troveremo la strada, troveremo la strada. Non vi preoccupate, non vi preoccupate voi. Pian pianino, entro 2 anni la troveremo, eh. Entro 2 anni troveremo la strada corretta, allora. Ma io so che devo andare lì. Ok, 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 perfetto, perfetto. Il signor Stark è ancora qui. Potrei passare dai condotti e dare... Sì, o anche così. Diciamo che è meglio passare in questo modo che dai condotti, eh. Facciamo un po' più casino ed è meglio. Mi diverto di più, quindi. Anche perché comunque voi sapete, Hulk non usa le mezze misure. Hulk arriva e è chiusa la storia, quindi. Fanno guardie ovunque. Eh sì. Ne sono un po' troppe, diciamo, eh. Effettivamente ne sono un po' troppe, però. Il gusto del gioco è anche questo, insomma, no? Oh, riprendiamo un po' di vita. E sei entrata, no, io devo combattere. Io devo combattere, quindi tu puoi anche entrare, io penso al resto. Avete sentito che bordello che ha fatto Hulk, ragazzi? Avete sentito, ma avete anche visto, insomma, no? Guardate qui che potenza, guardate che potenza. Devastante, ragazzi, devastante. Allora, no, aiuto.
Ma guardalo lì, guardalo lì. È tornato un'altra volta. È tornato ancora. È tornato ancora, non ci credo, non ci credo. Dove sei? Fatti vedere. Fatti vedere che ti faccio fuori. Oh, eccolo qui. Dai, vieni qui che ora ti faccio passare la voglia. Ti faccio passare la voglia di metterti nelle mie cose, insomma, ecco, nei miei affari, ecco. Ah, ne arrivano altri. Perfetto, perfetto. E allora il divertimento è assicurato qui, ragazzi. Eh sì, ci è mancato poco, eh. Se magari mi dai anche una mano, non sarebbe... non sarebbe sbagliato, eh. Se mi dai una mano, magari... Che bordello che ho fatto. Vabbè, ma Hulk è nato per fare bordello. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe, vai. Facciamo saltare anche tutto di qui. Ora state tranquilli, eh. Devo raccogliere un po' di materiali, un po' di oggetti. Quindi state un po' tranquilli tutti. Magari ci sarà anche qualche cassa. Questo non posso ricordarlo dalla beta fino adesso. Però un giro lo faremo per vedere un po' appunto se c'è qualcosa da raccogliere oppure no, insomma, ecco. Cioè, qualcosa da raccogliere c'è, come state vedendo. Però devo vedere se magari qualche cassa con qualche potenziamento, anche se al momento danno veramente poca robina, eh. Non danno chissà che o chissà cosa. Comunque, eccolo qua. Livello 2. Hulk va a livello 2. Quindi ho qualche punto abilità da inserire, diciamo. Ho qualche punto abilità da inserire. Vediamo, eh. Spero. Voglio ben sperare che ho qualche punto abilità. Ragazzi, qui ogni pugno è devastante. Devastante. Allora, prima di proseguire avanti, innanzitutto vorrei ripristinare la vita al massimo, perché secondo me... Allora, vediamo, eh. Ah, innanzitutto qui vedete, ci sono. Devo sempre scovare le cose, devo sempre scovarle. Allora, vediamo un po' se c'è un altro fusto. Vabbè che ad energia sono quasi al massimo, però visto che dobbiamo proseguire avanti e qui c'è un altro fusto per riprendere energia... Per quale motivo lasciarlo però qui non posso. Ma non è che posso andare anche qui sopra un attimino, vediamo, eh. No, sembrerebbe di no. Purtroppo, perché secondo me lì poteva esserci qualcosa. Ma più che continuo a cercare, continuo a distruggere tutto io. Continuo a distruggere tutto, altro che cercare. Prima distruggo, poi cerco, per star tranquilli. Guardate che bordello. Non mi fa morire a me Hulk, eh. Allora, disponibile equipaggiamento di livello superiore. Attenzione ragazzi, fermiamoci un attimino. E infatti, anche se di poco, un po' alla volta si potenzierà tutto, eh. Ah, qui è di grado, quindi... Bene, bene, bene. Ok, abilità posso, posso potenziare qualcosa. Combattimento, attacco pesante, via. Andiamo con il combattimento, aumentiamo, aumentiamo insomma qualche parametro. Anche se di poco, ma un po' alla volta insomma potenzieremo un po' tutto. Si potenzierà un po' tutto, via, andiamo. Andiamo Hulk, andiamo e fatti rispettare soprattutto, via. Che bello distruggere tutto ragazzi, che bello. Che bello. Cosa vuoi? Questo qui è un po' resistente, eh. Questo qui è un po' resistente, però adesso vediamo se posso attivare con R2. Mi date il tempo magari? Se mi date il tempo materiale... Andiamo. Oltre che il tempo materiale, eh beh, mi occorre anche un po' di potenza giusta, diciamo, eh. Bene.
per aprire la schermata dell'equipaggiamento. Ah sì, perché ho ottenuto oggetti, insomma, di più equipaggiamento, di più valore, come si può ben vedere. Vediamo un po', potenzia equipaggiamento e manufatti per aumentare le... Ah, ok, posso potenziare, sì, vabbè, l'avevo visto anche nella beta, posso potenziare, bene. Allora, è semplice, ragazzi, non vi preoccupate, è molto, molto, molto semplice. Ecco qui. Allora, poi vediamo un po'. Ecco qua. Potenziamo un po' tutto. E qui adesso io posso potenziare con il quadrato, vedete? Abbiamo potenziato, qui si può potenziare fino, diciamo, a 1/3, se non sbaglio, sì, 1/3, e quindi possiamo tranquillamente potenziare, insomma, il nostro personaggio per proseguire. Ma come è disponibile equipaggiamento superiore se ho equipaggiato? Vediamo un po'. Qui non c'è nulla. Bene. Ma io direi di lasciar così al momento, poi vediamo. Ritirate le passerelle ed evacuate i soggetti verso il sito 3. Carlton è qui. Evacuate? Ma cosa dovete evacuare? Ora ci penso io qui ad evacuare tutto. Ora ci penso io. Ultimo piano. Ci vediamo lì. Potrebbe essere la... Vediamo un attimino. Tanto mi distruggo. Veramente avete speranze che voi ve la scampate contro il mio Super Hulk? Io non credo, ho qualche dubbio al riguardo, però. Però, un attimino solo, vediamo un po' se qui riprende un po' di vita. Ah no, perché mi sembrava sul colore verde, ho detto, ma magari mi ridà qualcosa, invece non è così. Quindi, mio errore. Non possiamo fermarlo. E si va avanti. Non possiamo fermarlo, perché lo sapete già? Lo sapete, beh, ci mancherebbe, sapete che sono più forte, quindi fatevi da parte in automatico, fatevi da parte in tutti i sensi, in tutti i sensi. Ok, allora, che bello, ragazzi, però, eh no, qui sto subendo un po' maremma, maremma Hulk, ragazzi, no, via. Mi devo allontanare, altrimenti qui me la vedo malissimo, eh. Mi devo un po' allontanare. Vai, andiamo. Potenza devastante. Devastante, via. Molto devastante. Andiamo. Allora, sì, sì. Va benissimo, va più che bene. Va più che bene. Dove andiamo? Ah, ok, questi qui sono robot, insomma, finti, quindi possiamo... Tutto, distruggo tutto. Ma datemi qualche cassa, qualcosa, cioè... Non è che potete fare così come vi pare a voi, insomma, ogni volta volete comandare voi e gestire un po' il tutto. Non potete gestire tutto, eh. Qui sono io che devo gestire. Lo controllo dopo, l'equipaggiamento, ora non mi interessa. Ora lasciatemi giocare, fatemi giocare. Oh, non è che posso cambiare equipaggiamento ogni 2x3. Sì, magari mi dà anche cose un po' più potenti, ma... Dovrai sfondare la sala server. Non sei tu. Tu non sei quel mostro, dottore. No, lo so che non sono quel mostro. Questa ricerca. Vediamo un po' se posso salire da qui. Infatti devo salire da qui. Devo. Ci mancherebbe. Che bello, che bello. Hulk mi piace, ragazzi. Hulk è fantastico. Allora, dov'è? Ok, devo distruggere lì, ma voi sapete che ci sono prima le casse. Ecco, questo qui è già un po' più resistente, ragazzi. Vediamo un attimino.
è già più resistente. Ai ai ai, la vedo male. Non ho carica abbastanza. Maremma, qui mi sa che si è messa male, ragazzi. Qui si è messa un po' male la situazione. Qui si è messa male. Si è messa. No, no, via. Devo schivare. Maremma. O la va o la spacca adesso, eh. O io. Ecco lui. O tutti e due. Tutti e due. Sapevo io. Sapevo io. Che dovevo perdere in... Vabbè, succede. Succede purtroppo. Purtroppo succede. Sono cose che succedono. Sono cose che purtroppo succedono. Ma si può perdere, ragazzi. Non è che si può solo vincere, insomma. Tanto poi comunque si riparte da qui. Non è che al volo l'ho... No, non l'ho preso. Non sono riuscito a beccarlo. Maremma. Ora ci penso io a te. Via, andiamo. Ecco, vabbè, lui è semplice. Il problema... avete capito chi è il problema? Il problema è lui. Il problema è lui. Maremma. Maremma, ragazzi. Non so. Perderò un'altra volta. Eh sì, ho sbagliato io l'approccio qui della battaglia, quindi... Sapevo che andavo un'altra volta giù. Sapevo che andavo un'altra volta giù. Ma succede, sono cose che succedono e va bene. Allora, vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Questo punto qui, anche nella beta, avevo sofferto leggermente, come adesso, ma devo stare attento, insomma. Devo stare molto attento. Vediamo un attimino. Magari stiamo un po' in lontananza per distruggere qualche nemico. E poi sto un po' in lontananza, magari. Cerco di risparmiare un po' di vita con... Cerco di risparmiare un po' di vita, ragazzi. Che devo fare? Cerco... Oh, vai. Qui l'ho sconfitto. Cerco di risparmiare una leggera... Un po' di vita. Poi vediamo, insomma. Vediamo un po'. Bisogna colpire anche un po' a distanza. Non è sbagliato. Non è sbagliato colpire un po' a distanza. Tanto con Hulk abbiamo appunto questa possibilità di farlo, quindi perché non approfittarne, insomma, ecco. Che bello. Maremma. Dai che forse questa volta e andiamo. E andiamo, però lì c'è ancora qualcuno, eh. Qui c'è ancora qualcuno che tenta di intracciare la mia strada. Li ho distrutti? Bene. Questa volta ce l'ho fatta, eh. Almeno fino a questo punto. Ma adesso vediamo. Vediamo un po' dove andare. Ok. Un po' di rincorsa. Un attimino solo, eh. Via. Ecco, questo qui non è resistente più di tanto, quindi... Sì, sì, ma la mossa eroica me la voglio conservare. Al momento per questi nemici qui non mi occorre, quindi io ti ringrazio. Ringrazio lì la scritta che compare, che mi dice puoi usarla, ma per adesso ne farò a meno e la conservo, insomma, ecco. Dove andiamo? Ok. Andiamo da questa parte. Che bello, ma di casse se ne trovano poche. Posso ancora aiutarti?
sì, puoi ancora aiutarmi. No, io aiuto lei, ma lei con me, insomma, sono sempre io quello che aiuta, sono sempre io. Sono sempre solo io, ragazzi. E beh, succede, succede, non è che... Se dico che succede, succede, non c'è altra soluzione, insomma. Dobbiamo tenere premuto dove? Ok, c'era qualcosa da raccogliere, non si vedeva granché, ma va bene, ma va bene. Vediamo un po'. Bene, andiamo. Ecco qui, ora qui spuntano fuori altri nemici su nemici. Vai, distruggo ora tutto alla massima potenza. Alla massima potenza, su, andiamo. Bello, bello, vai Hulk, vai. Fatti rispettare in grande stile. Cosa abbiamo? Possiamo rompere tutto? Ah, ok, lì posso ripristinare un po' di energia. E la cosa mi fa solo, mi fa soltanto piacere, perché comunque... Allora, vediamo un attimino, Vediamo un po'. State buoni. Allora, andiamo. Tanto devo andare qui sicuramente. Devo andare qui sicuramente. Non è troppo tardi. Ma non è troppo tardi, no. Faccio così, ragazzi, e via. Con Hulk mi piace fare questi salti. Questi salti in questo modo, devo dire che veramente mi divertono. Quindi, ai ai ai, ho rotto una cassa di vita lì, una... Avrei, insomma, potuto risparmiarlo, ma va bene, insomma, vabbè. Via. Massima potenza, via, andiamo. Questo qui è devastante, ragazzi, Vediamo un attimino chi avrà la meglio. Ecco, credo che ho avuto la meglio io. Ah, ma allora vuoi continuare a sparare tu? Vuoi continuare ad intracciare? Mi vuoi intracciare il mio cammino? Insomma, non è che mi sta tanto bene. Non è che mi rendi felice in questo modo, quindi... Non mi rendi molto felice. E beh, ancora. Ancora. Avete capito perché qui bisogna potenziare i personaggi? Perché già nelle fasi iniziali, comunque... Si sente un po' la difficoltà, no? Su certi nemici, non su tutti, giustamente, però... Su certi nemici, diciamo che... Si sente un po'... Un leggero... fuori onda, diciamo, ecco. Allora, vediamo un attimino. La cosa di questo gioco è che ogni volta che inizio a registrare un gameplay... Il tempo passa troppo in fretta. Sarà perché mi dà gusto a giocare, sarà quello, non vedo altre soluzioni al riguardo. Allora, dove andiamo? Andiamo qui. Un attimino. Bene. Spacchiamo tutto, ragazzi. Una cassa, andiamo. Terrigenesi. Che cos'è? Dove andiamo? Vediamo un po'. Bene. Bene, bene, bene. Maremma. Qui prevedo un bel casino, Qui prevedo un bel casino. Hulk, adesso distruggi il laboratorio. Spacca!
Bloccate Hulk! Hai visto la verità, Banner. Ai ai ai. Ai 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 ai. Non ricordavo questo piccolo particolare. Non ricordavo questo piccolo particolare. No, però ce la possiamo fare qui, perché comunque abbiamo anche molti fusti per ripristinare energia, quindi possiamo farcela. Hulk spacca, via. Spacca tutto. Andiamo. No, no, via. Andiamo. Devo ripristinare un po' di vita. Dov'è? Eccolo qua, il fusto della vita, ragazzi. E ce ne sono tanti altri, quindi insomma ce la faremo. Ce la faremo. Sì, sì, e andiamo, via. E andiamo. Ah, ma non sono finiti. Ah, era una trappola allora. Era una trappola. Allora sì. Era una fottuta trappola, ragazzi. Era una fottuta trappola, vabbè. Però sono moscerini, questi qui si battono tranquillamente, vai. Livello 3 Hulk e andiamo. Sì, tra poco metteremo il punto abilità. Fatemi distruggere tutti questi. Ecco, ne stanno arrivanti ne arrivano altri. Datemi tempo che li distruggo e poi metteremo il punto abilità. Non ho fretta di inserirlo, quindi non ho proprio fretta di inserirlo. Vediamo un attimino. No, via. Devastante Hulk, via. Devastazione totale, andiamo. Devastazione totale. Devo infliggere più danno possibile. Che bello questo gioco, molto frenetico, molto frenetico. Devo farlo. Wow, wow. Vattene da lì, corri. Ma se io devo raccogliere qualche oggetto, no, eh. Mi viene sempre proibito di raccogliere le cose. Sfondo tutto, ragazzi. Ok, va bene. Alle porte. Sembra che ci sia un generatore laggiù. Allora, io diciamo che concluderei questo gameplay, ragazzi. Poi ognuno può fare, può dire quello che vuole. Così almeno abbiamo finito la parte con Hulk al momento. E nel prossimo gameplay si andrà avanti, insomma, con quest'altro personaggio. Va bene, quindi io direi che va bene così, dai. È stato un gameplay molto frenetico, anche perché quando si usa Hulk le cose si fanno veramente molto molto e molto frenetiche. Quindi io vi do appuntamento con i prossimi gameplay. Spero che vi sia piaciuto anche questo video. Se vi piace o vi è piaciuto o vi fa piacere, lasciate un like ed un commento. E io per il momento vi saluto e ci sentiremo con i prossimi gameplay. E tranquilli, restate sintonizzati perché veramente ne vedremo delle belle. Ciao a tutti e un salutone qui dal vostro Diablotex. Alla prossima, ragazzi, grazie ancora per il vostro fantastico supporto. Ciao! Dragon Ball!